Solo l'amore può trasformare ogni ferita in un raggio di sole. Togli la forza al tuo dolore, spremi al tuo fiore una goccia. Ci affascinano molto, credo, la ricerca di segni nella nostra vita. Siamo circondati da simboli che richiamano alla vita. Gesù stesso è riconosciuto dagli altri per i suoi segni. La parola simbolo viene dal latino, che a sua volta si origina dal greco, che a sua volta ancora deriva dal verbo simballo, mettere insieme due parti distinte, unire, armonizzare. Questo termine al suo interno, non a caso, contiene anche il suo contrario, diaballo, cioè ciò che divide, il divisore, il diavolo. Quello che cerca di fare Gesù con i suoi gesti è mettere armonia tra i contrari, guarire ciò che è malato, far camminare chi è zoppo, restituire ai ciechi la vista. Tutta la sua vita è protesa a rimettere in armonia le cose e le persone. Ecco i suoi segni. Ecco i segni che dovremmo imparare a seguire. Quelli che ci danno armonia. Quelli che uniscono. Allontanare invece da noi tutti quei segni che dividono e spezzano dentro e fuori di noi la bellezza dell'esistenza. Quello del Vangelo di oggi è un segno straordinario di Gesù, che riconcilia l'intera storia, l'intera umanità, direi. Unisce quello che è diviso, ricompone ciò che è spezzato. Questo fa Dio nella nostra vita. Tenta di unire quello che si è rotto, per restituirgli la sua originaria natura. Da parte nostra, soltanto la fiducia e la disponibilità a saper distinguere i segni che danno vita da quelli che danno divisione e quindi morte. In questo brano i gesti di Gesù sono essenziali per compiere il segno. Primo gesto: sale sul monte. Sempre è necessario cambiare prospettiva prima di agire. Diventa indispensabile guardare le cose da diverse angolazioni, per fuggire l'errore di avere un'unica prospettiva. I problemi hanno bisogno di essere compresi da diversi punti di vista. Secondo gesto: alza gli occhi. Tenere gli occhi bassi nella vita non ci aiuta a percepirne la straordinarietà. Bisogna alzare sempre lo sguardo in avanti e anche in alto. Troppo spesso le delusioni, i tradimenti, il male di vivere ci costringe ad avere occhi bassi, limitando così la nostra dignità di figli di Dio. Alzare gli occhi significa non rimanere curvi sulle nostre paure, su quel che ci è accaduto, ma guardarle dentro, non fuggire i nostri corticircuiti, ma lasciare che lo sguardo punti in alto. Perché sì, ve lo assicuro, dall'alto ci verrà l'aiuto. Terzo gesto: domanda. Dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Gesù lo fa sempre, chiede aiuto, chiede che siamo noi a dargli delle soluzioni possibili. Vuole che ciascuno si interroghi, che si ponga domande giuste. E infatti gli apostoli si ingegnano a trovare una strada, con dubbi, con altre domande e con altri occhi. Riescono a vedere quello che per loro ora in quel momento non è soluzione,
ma servirà Gesù per compiere il segno. Quante volte anche noi intravediamo persone o vie che apparentemente sembrano non essere l'immediata soluzione, ma se ci fidiamo dell'alto, sarà Lui poi a condurci fuori dal labirinto. Quarto gesto. Fateli sedere. Queste parole sono decisive per riorganizzare la vita, per restituirgli unità e armonia. La posizione da seduti è per chi è in pace, per chi può stare sereno anche dentro un vortice. Arriva per tutti un momento in cui trovare un punto di pace nella tempesta che si sta attraversando. Le immagini che racconta il Vangelo ci conducono tutte a questa visione di beatitudine. Il prato infinito d'erba, le colline, lo stare insieme seduti, senza agitazione. Ecco, credo che l'Evangelista voglia suggerire che entrare in uno stato di calma aiuta a riconoscere i segni che ci nutrono. E da lì a poco ci sarà il segno che darà forza e coraggio a tutta quella gente. Quinto gesto. Ringrazia e distribuisce il cibo. Due gesti semplicissimi e meravigliosi. Spesso non gli diamo così valore al saper ringraziare di quello che abbiamo e di quello che siamo. Gesù non lo dimentica mai. Sa che la potenza della parola grazie fa miracoli. Proviamo anche noi a ridarle forza a questa parola, a dirla non solo per educazione e gentilezza, ma come strada per vincere la divisione che spesso si fa spazio dentro e fuori di noi. Gesù non moltiplica i pani e i pesci come fosse un gioco di prestigio, fa qualcosa di ancora più magico, li distribuisce, li condivide, e più lo fa e più si saziano del cibo. È il miracolo della condivisione che dà vita a ciascuno senza esclusione. Ecco il segno di unità, che a tutti sia dato il necessario, che a tutti arrivi quello di cui hanno bisogno, anzi, arrivi quello che vogliono. Così dice il brano. Nulla deve essere perduto. Basta trovare l'armonia nella vita. Questo è l'invito per la nostra vita. Raccogliere e non perdere nulla di quello che ci viene regalato dalla vita. Tempesta e bonaccia, dolore e gioia, paura e coraggio. Nulla deve essere perduto. Basta trovare l'armonia nella vita, non la felicità. Faccio nuove tutte le cose, non te ne accorgi. Faccio pascere l'agnello assieme al leone. Il neonato mette la sua mano nella tana dell'aspide. Faccio nascere un fiore in aperto deserto. E tu ancora dubiti che si possa saldare il cielo con la terra? Faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete? Il mandorlo fiorisce in pieno inverno. Dove c'è il peccato, sovrabbonda l'amore. Nella notte di Pasqua splende il sole. E voi ancora dubitare che si possa saldare il cielo con la terra? Faccio nuove tutte le cose, noi non ce ne accorgiamo. Aiutami a guardare con gli occhi tuoi. Aiutami a guarire con le mani tue. Aiutami ad amare con il cuore tuo. Solo così capirò che la mia vita avrà senso, solo quando si salderanno cielo e terra. Buona domenica a tutti.